La settimana scorsa, sempre uno dei miei giornali preferiti, locali, metteva la graduatoria dei più grandi calciatori di ogni epoca. Primo Pelé, secondo Garrincha, terzo Romario, Baixinho, quarto Ronaldo, quinto Maradona, sesto Messi. Ed è andata bene, ma mi ha messo Rivellino, attenzione. Notavo che il terzo e il sesto avevano avuto un problema, ovvero sì, il sesto aveva fatto causa al terzo, cioè Messi ha fatto causa a Romario. Perché? Perché il nipote di Jorge Amado, Roberto, Amado, famoso scrittore brasiliano, l'anno scorso, più o meno di questi tempi, ha scritto che Messi da piccolo è stato vittima della sindrome di Asperger, ovvero sia una forma minore di autismo. Romario ha ripreso e avendo enorme popolarità sui social Certo. network, ha diffuso. A questo punto i Messi hanno fatto causa a Romario. Durante, diciamo, la testimonianza, il medico che seguiva Messi ha detto no, 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 questo non ha avuto nessuna forma di autismo minore, ha avuto però un problema ormonale e noi gli abbiamo passato le cure. Ma non è vero che Messi è venuto in Europa perché solo in Europa l'avrebbero potuto curare, perché la mutua argentina gli passava i medicinali. Il problema è che nel 2000, con il 57% della popolazione argentina sotto la soglia di povertà nella loro più grande crisi finanziaria del dopoguerra, lui sta giocando al Newell's Old Boys un anno solo, e leproso un anno solo, e giocano insieme a lui altri ragazzi interessanti, in particolare un certo Leandro De Pretis, che ha 6 mesi meno di lui. Leandro De Pretis, all'età di 12 anni, ha un contratto offerto in Italia, Da dal chi? Milan. Dal Milan? Certo, e a questo punto papà Jorge Messi dice, ah, ma perché si può fare una cosa così? Chiama suo cognato, che si chiama Bellucci, i cui figli sono cugini di Messi e giocano qua in Brasile, una provata anche al Cesena, ma non è stata cosa. E gli chiede, ma tu conosci due empresari che si fanno in quattro per me e mio figlio? Sì, li conosce. E questi qua a settembre gli mettono in mano il Barcellona. I due praticamente vengono in Europa contemporaneamente. Ecco, adesso quella di Messi la storia diventa leggenda. La domanda è, ma De Pretis vive e lotta parzialmente con noi, nel senso che il Milan lo presta al River, dove è compagno di squadra giovanile al River con Higuain. Poi lo cede al Brescia, conosce le Adani, la sua vita E cambia quindi, per certo. sempre, e adesso si è fatto Chioggia Sottomarina, Sanremese, l'ultimo anno credo Triestina, e quando gli chiedono, ma tu, Leandro, la pulce, il mondo, e lui si chiude in un cupo mutismo No, dobbiamo dicendo, è andare a andata recuperarlo allora. Dobbiamo diversamente. andare a cercarlo l'anno prossimo De Preti. Sei riuscito in questo fantastico racconto anche a citare Edoardo Bennato.